Se dicessi come sono fatte queste, a te non ci credi, ma io te lo dico, questa è stata fatta con una forchetta, lo vedi? Sì, non ti accorgi, c'è una forchetta qui dentro. E qui? Qua, qui ancora, ancora meglio. Lo vedi la forchetta? Qua. Uno, due, tre e quattro. No, è invenzione, capito? Se fate caso, vedrete che qui c'è della scultura all'interno, perché c'è del volume, perché io come scultore raggiungo le cose volumetricamente e poi dopo interviene il colore, a differenza del pittore che porta avanti il cromatismo. Pur facendo della pittura, però è sempre una pittura di volume, di scultura, che c'è sempre un particolare volumetrico, no? Che sta lì per ricordare che io sono prevalentemente uno scultore. Allora, qui ha visto, c'ho il mio atelier, diciamo, dove ho inserito man mano tutta una serie di esperienze, perché io le chiamo esperienze. Io mi reputo un artista eclettico, in quanto sono scultore, sono designer, sono architetto, sono pittore, sono un incisore, non lo so nemmeno io più chi sono. L'importante è che sono una persona che fa tanta ricerca e si è fatta una buona esperienza di quello che sono le caratteristiche tecniche di determinati materiali, vedi il cristallo, vedi il bronzo. Vedi lavori in terracotta, insomma, c'è un po' di tutto perché ormai mi reputo un artista completo, almeno tecnicamente. Poi i risultati del valore lo daranno il tempo, come tutte le persone. Questi erano disegni quando facevo architettura, che si andava a disegnare fuori nelle città, nei paesi. Questo qui si trova a Montesiepi, è un acquarellino. Poi lì sono degli studi di particolari architettonici, capitelli, poi qui sculture, poi ancora qui ritratti, sculture. E in questo periodo mi piaceva questo formato e c'è sempre un discorso di paesaggio, però c'è questo nero, c'è sempre sotto un qualche cosa. Questo qualche cosa, ve lo dico, è cera. C'era. E poi c'è, per ottenere questo nero qui, che poi si vede, mi sono macchiato il dito, lo faccio vedere, è grafite in polvere. Queste sono delle cose che ho provato a fare con un materiale semirefrattario che serve per la ceramica, però a me piace molto il materiale, ovvio, come scultore bisogna che lo dica, infatti qui c'è della lavagna come supporto e questo rifrattario. Insomma, voglio dire, io ho bisogno di esercitare, mescolare, convogliare più colori, più materie. Ah, qui siamo ancora nella fase di piccoli acquarelli, anche di inchiostri. Qui ho usato una penna che mi sono costruito, come quelle penne che usano per scrivere la musica, no? Che fanno i famosi cinque righi, ma io l'ho usato in altro modo. Però quello che c'è di bello qui è questa carta Fabriano martellata, proprio da acquarello. L'arte, devo dire, anche aprendo una parentesi, è tanto casuale. Perché quando facevo delle lavori in cristallo, poi io una fresa a diamante me la andavo a firmare. Questi oggetti erano posati su una risma di carta velina e qualche volta la punta mi scivolava e andava a mordere questa carta. E allora questo effetto l'ho percepito e ho provato a fare anche delle cose di questo genere, mentre quella lì è porcellana. Una serie di oggetti per la oreficeria. Questa pittura praticamente è una pittura materica, perché io mi sono preparato
il fondo secondo le mie peculiarità. E poi sono andato con questo cromatismo, come si vede è molto forte, perché questo forse è il mio temperamento. Queste qui invece, guardate bellino questo qui è un lume, praticamente qui ci sono dei led, e io mi sono divertito a modellare questa figura di donna con i pastelli. Vorrebbe dire che si prende un piccolo pezzettino di creta e lo si modella in questo modo. Infatti ho voluto che questa cosa rimanesse a vista. Poi ci sono questi piccoli segni nel plexiglass, di modo che la luce che mi viene da qua mi viene su per tutta la colonna, e questo potrebbe essere una luce, diciamo un punto luce da tenere sempre acceso, no? Dice, oggi c'è quella scultura a 3D, sì, ho capito, si può fare anche quella, però l'unica cosa che le manca è la mano umana, cioè il senso tattile, lo sbaglio. Per la scultura, per l'arte, si ha bisogno ancora di una sensazione manuale, tattile, insomma dove la mano, diciamo, è assoluta. Questo qui è il nostro preside Bianciardi, qui c'era un collega, il Semplici, è un pittore, poi qui addirittura c'è il ritratto di Fraese. Da qui si va a quest'altri bronzetti, qui c'è una specie di autoritratto mio fatto diversi anni fa e c'è ancora un po' di appiglio. Però poi questo è il ritratto di un carissimo amico mio. Qui dentro ho un'altra caterba di disegni, ma lo vedi? Perché il segreto per saper disegnare è disegnare. Vedi queste cose di astrazione? Questi sono disegni con del colore metallico. Questo è uno schizzo di una ballerina, questa è una sanguigna, questo è biaccato, questo è con la biacca anche questo. Vedi quanti ce ne sono? Guarda, ah, belli questi, non so. Questi sono i santi patroni di Siena, vedi? Queste sono fatte con le eoline, vedi, studi, vedi, vari, bello. Questo è stato fatto col mordente. Un artista deve studiare, deve andare a vedere le mostre. L'artista deve essere un personaggio che deve stare sempre sulla resta dell'onda della cultura. Certo, io posso dire di appartenere a quella categoria in estinzione di persone che hanno un sapere, hanno un mestiere antico che ormai in Italia ci sono pochi esempi. Qui sotto c'è un'altra tematica e qui c'è, mi pare, il design, guarda. Vedi lampade, anzi voglio un po' di disegni erotici, vedi? Questi sono fatti con la penna Biro e con questa biacca, vedi? Io trovo il bisogno di disegnare in qualsiasi momento, perché se vado da comprare un pezzo ci vuole per l'elettricità, una spina su quello e l'altro, io un po' prima disegnargliela e fargli capire, perché voi vi rendete conto, ma il disegno è la lingua universale. Io quando per esempio vado all'estero e entro in un ristorante, io se vedo un piatto mi entra nell'occhio, poi quando viene il cameriere a prendere l'ordine, io lì fa già un disegno di quello che voglio, sicché si chiama come si chiami, però il cameriere mi vede quello disegnato e mi porta quello che volevo mangiare. E io ho sempre in mano questo mega lapis, no?
E allora io questo qui l'ho sempre in mano per disegnare, cioè io la parte sinistra del cervello è quella che comanda la mano destra, no? Cioè fra me e l'apice c'è una simbiosi, perché io penso con l'apice lo realizzo, no?